Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo della differenza tra i legumi secchi e i legumi in scatola. Oggi torniamo a parlare dei legumi. Nel video scorso abbiamo visto perché è importante introdurre assolutamente questo tipo di alimento nella nostra dieta, almeno 3-4 volte a settimana, quindi se non siete andati a vedere il mio video vi invito a farlo. Oggi invece ci concentreremo maggiormente sulle differenze che ci sono tra i legumi secchi e i legumi in scatola, che poi sono quelli che più comunemente vengono utilizzati e spesso vengono anche un po' criticati. Quindi cerchiamo di capire effettivamente se va bene utilizzarli oppure sempre meglio utilizzare quelli secchi. Prima però di iniziare con il video, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e inoltre potete scaricare gratuitamente l'ebook sull'alimentazione iscrivendovi alla newsletter che trovate qui sotto nel box. Allora, iniziamo parlando sicuramente dei legumi secchi. I legumi secchi sono essenzialmente i legumi ottenuti da quelli freschi attraverso un processo di disidratazione in cui quindi viene eliminata l'acqua. Perché viene fatto questo? Essenzialmente viene fatto per andare a donare a questo alimento una vita decisamente maggiore. Quindi in questo modo noi otteniamo dei fagioli secchi che hanno una conservabilità decisamente lunga nel corso del tempo, a differenza invece dei legumi freschi che oggigiorno probabilmente sono quelli meno utilizzati, che generalmente devono essere consumati in tempi più rapidi perché appunto si deteriorano più facilmente. I legumi secchi, come abbiamo detto nel video precedente, sono un'ottima fonte nutrizionale, ricchi di proteine, ricchi di sali minerali, di vitamine e soprattutto di fibra alimentare. Il problema spesso dei legumi secchi, il principale problema che poi porta anche molte persone a non consumarli, purtroppo sono i lunghi tempi di preparazione, perché difatti il legume secco deve essere messo in ammollo per dei tempi piuttosto lunghi, quindi minimo 8 ore, alcune tipologie di legumi vogliono un ammollo quindi anche di 12 ore. Quindi molti poi trovano un po' la scusa, io ma non ho tempo di lasciarli in ammollo così tanto, e poi ovviamente dopo l'ammollo ovviamente devono essere cotti e la cottura del legume è comunque piuttosto lunga, arriva anche fino a 40-45 minuti, però comunque sia ricordiamoci sempre che se pianifichiamo un attimo i nostri passi riusciamo a prepararli tranquillamente e per esempio possiamo anche andare a introdurre o utilizzare una pentola a pressione in modo tale da ridurre notevolmente anche i tempi di cottura. Se però voi mi dite, io però non ho voglia, non riesco a organizzarmi, non ho la pentola a pressione, non ho nessuna intenzione di acquistarla, allora ecco che ci sono sul mercato, al supermercato, ci sono i famosi legumi in scatola che poi troviamo in diverse confezioni, nel Tetra Pak, li troviamo nei vasi di vetro, li troviamo nelle lattine. Quindi essenzialmente questi legumi in scatola non sono altro che i legumi secchi già messi in ammollo, già cotti e già quindi pronti per l'utilizzo, quindi mangiarli direttamente così oppure utilizzarli per altre preparazioni, ovviamente in cucina. Ora, spesso nasce però la domanda se effettivamente consumare sempre i legumi in scatola piuttosto che quelli secchi possa portare qualche rischio, qualche pericolo per la nostra salute. Allora, diciamo che essenzialmente in linea generale non c'è nessun rischio per la nostra salute, sono appunto degli alimenti già pronti che quindi ci facilitano un po' la preparazione e accorciano tutti i tempi di preparazione. Bisogna però magari, quando noi andiamo a sceglierli, bisogna andare a considerare alcune accortezze quindi nella scelta. Quindi, punto numero uno, è molto importante porre attenzione all'etichetta nutrizionale, come sapete che ci tengo molto all'etichetta, quindi anche in questo caso è bene considerarla. Perché? Perché molto spesso nei legumi in scatola viene aggiunto il sale, quindi vengono aggiunte alte quantità di sale, quindi è meglio andare a scegliere quei legumi confezionati che non hanno sale, o quantomeno se proprio non ci avete fatto caso, non avete voglia di guardare, non lo so,
è bene, quando andate, prima di andare a consumarli, sciacquarli molto bene sotto l'acqua, non tanto perché il liquido di conservazione che trovate nelle scatole sia in qualche modo dannoso, assolutamente no, ma appunto andare a sciacquarli molto bene va appunto a eliminare questo sale in eccesso. Quindi nel caso in cui poi abbiate scelto un legume con aggiunta di sale, magari evitate di aggiungerlo ulteriormente. Altro fattore, altro ingrediente additivo di cui dovete stare, a cui dovete prestare attenzione, è lo zucchero. Molto spesso anche nei legumi in scatola, ahimè, viene aggiunto lo zucchero. Ormai lo zucchero viene aggiunto un po' ovunque e, come ben sapete, è piuttosto comunque dannoso per la nostra salute. Già purtroppo la maggior parte di noi andando a comprare degli alimenti già precotti, già preparati, o comunque tutte, anche i biscotti, merendine preparate a livello industriale, sono già straricchi di zucchero e quindi abbiamo già un sovraccarico giornaliero di zucchero. Evitiamo di andare ad aggiungerne ulteriormente andando a consumare anche alimenti in cui lo zucchero non dovrebbe essere presente. Quindi attenzione, controllate l'etichetta nutrizionale. Altro fattore importante da considerare è la tipologia di contenitore che va a contenere i nostri fagioli già pronti. Infatti è sempre meglio andare ad acquistare i fagioli nel barattolo di vetro e non nella lattina classica di alluminio. Questo perché generalmente queste lattine di alluminio possono contenere delle sostanze dannose per la nostra salute, come per esempio bisfenoli, tra cui appunto il più comune è il bisfenolo A. Questo bisfenolo è una sostanza che viene molto spesso anche utilizzata per produrre le resine o i materiali plastici, e spesso cosa succede? Che questo bisfenolo A va a reagire con i conservanti che vengono addizionati ai fagioli in scatola e possono, attraverso delle reazioni chimiche, poi precipitare all'interno poi del prodotto. Quindi noi, quando andiamo a assumere i fagioli, troveremo anche dei residui di queste sostanze tossiche. Però, per concludere, voglio dire una cosa, nel senso che quindi sicuramente i fagioli secchi sono migliori rispetto a quelli in scatola, però se l'alternativa deve essere non assumere completamente i fagioli, allora è assolutamente meglio mangiare quelli in scatola, perché appunto, come vi ho detto, non hanno particolari rischi per la vostra salute. Anche se scegliete la lattina piuttosto che il vetro, questi sono accorgimenti che vi ho detto che sicuramente rende il prodotto migliore, ma se anche andate a consumare la lattina, Non vi esponete a un rischio molto importante per la vostra salute. Pensate che tutto il giorno siamo esposti a contaminanti che ormai sono presenti nell'aria, sono presenti nell'acqua, e di sicuro non saranno i piccoli residui che sono presenti nella scatola di fagioli a esercitare un'azione negativa a livello del nostro corpo. Infine, l'ultima cosa che voglio sottolineare è la proporzione tra fagiolo fresco e secco e in scatola. Ricordatevi che quello in scatola è già cotto, quindi contiene acqua. Di conseguenza, in genere il peso è 3 volte rispetto a quello secco. Quindi, se voi andate a consumare una scatola di fagioli che contiene 150 grammi di fagioli, ok, considerate che corrisponderà circa a 50 grammi di fagioli secchi. Quindi questo dovete utilizzarlo quando dovete magari seguire un piano alimentare, una certa quantità di legumi, dovete fare appunto questo rapporto. Quindi i legumi secchi sono 1/3 rispetto a quelli in scatola. Bene, io penso di avervi detto tutto quello che c'era da sapere, spero che sia stato chiaro, spero che in questo modo sarete un po' più invogliati a mangiare i legumi, e io direi che vi saluto, vi mando un saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao ciao!